l'ultima volta quest'anno, accogliamo i nostri musicisti, l'orchestra dell'Accademia Concertante d'Arte di Milano. Questi tre elementi è la musica di Astor Piazzolla.
Noi questa sera ascoltiamo le quattro stagioni di Buenos Aires, las cuatro estaciones porteñas, scritte tra il 65 e il 70. Ovviamente quattro stagioni è un omaggio a Vivaldi. Vivaldi è il primo che ha scritto musica dedicata al ciclo della vita, al ciclo della natura. Piazzolla prende una serie di elementi di Vivaldi e li trasforma col suo stile, a suo modo. Dobbiamo però considerare una cosa importantissima. L'Argentina è nell'emisfero sud, le stagioni sono al contrario. E quindi le stagioni di Piazzolla cominciano con l'inverno, che però farà riferimento all'estate di Vivaldi. La primavera di Piazzolla farà riferimento all'autunno di Vivaldi e così via. Partiamo quindi dall'inverno, che contiene quindi riferimenti all'estate. Sentiamo un tema famosissimo, il tema del temporale dall'estate di Vivaldi. Dell'inverno di Astor Piazzolla. Piazzolla prende il tema di Vivaldi, il primo che abbiamo sentito, sovrappone la sua musica, la seconda che abbiamo sentito, sentiamo cosa succede. Alla fine, verso la fine dell'inverno, troviamo un altro importante riferimento a Vivaldi, che è il pizzicato della pioggia. Melodia ripresa da Astor Piazzolla.
abbiamo in questa stagione di Piazzolla degli effetti timbrici molto particolari, fatti da uno strumento chiamato güiro. Il güiro è uno strumento che deriva dall'Africa, una sorta di zucca allungata, e produce il suono non tramite una membrana ma tramite un raschiamento. Ora, noi qui il güiro non ce l'abbiamo, non abbiamo manco la zucca allungata, però riusciamo a farvi sentire come Piazzolla ha inteso questo effetto sonoro del raschiamento. Prego. Ecco, questo effetto sonoro lo troverete prima da parte del violino solista, poi da parte della viola, poi da parte del violoncello e via via tutta l'orchestra. Nella parte finale, dopo l'adagio, Piazzolla si rifà a un altro tema famosissimo di Vivaldi, il tema della vendemmia. E poi in Vivaldi c'è la parte in cui si racconta della caccia. E ci sono i cacciatori che inseguono la belva con degli schioppi. Alla fine della stagione sentiamo l'eco della primavera di Vivaldi. Piazzolla utilizza insegnamenti della musica classica con le dissonanze, quindi una tonalità maggiore e minore mescolate insieme. E questo è un effetto tipico di Piazzolla. Ascoltiamo ora la primavera. Thank you.
brano porteño. Ecco, qui troviamo gli elementi della stagione opposta, come dicevamo prima, quindi troviamo i riferimenti all'inverno di Vivaldi. Ecco, l'inverno di Vivaldi è dominato dal freddo, dal ghiaccio. Nel sonetto Vivaldi, nel sonetto che accompagna le sue stagioni, scrive "correr battendo i denti". Ecco, l'effetto usato da Piazzolla, torniamo a Piazzolla, per riprodurre l'effetto del ghiaccio, dello scivolio sul ghiaccio, è il glissato, cioè un leggero e continuato scivolio del dito sulla corda. Sentiamo. E attorno a questo effetto si muovono poi tutti i violini. Nella parte finale dell'estate sentiamo Vivaldi come interpreta alla fine della sua stagione. Thank you.
Piazzolla non ci sono particolari riferimenti a Vivaldi. La parola chiave attorno al quale, alla quale ruota tutto è il tema della nostalgia. Ci sono degli adagi molto melodici. Ecco, nostalgia perché? Per le continue migrazioni. Ecco, Piazzolla è sempre in giro per il mondo a fare concerti, ma nel cuore c'è sempre la sua Argentina. Ed è come se Piazzolla stesso ci suggerisse una sorta di paragone, una sorta di ponte tra le sue migrazioni e quella di un volatile, la Berta minore, che migra da nord a sud, proprio verso l'Argentina. Ecco, in quest'ultima stagione, nell'autunno, sentirete il canto di questo volatile, bello, libero, spensierato. Arriva poi però il momento dell'abbandono, il momento della solitudine nel secondo adagio, e sembra quasi che per la stanchezza si lasci andare. Sentite il suo canto. Autunno, otoño,
e il ritmo argentino. Adesso rimaniamo su quest'ultimo e i nostri ragazzi ci regalano un tango. Angelo. Thank you.
Canaglia, si stava quindi finora non è stato restato il corteo. Ma la famiglia, allora tu sei entrato con 400 grammi di legno in mano e una guardia del corpo che mi tiene arrestato, che è una soggezione pazzesca, mi sgrida se mi avvicino troppo, se tiro i fili, se cammino sul gradino sbagliato. Allora, maestro Meraviglia, primo violino dell'orchestra dell'Accademia, al quale è stato affidato un violino tra i vari. Allora, un violino tra i vari detto così è uno, allora sicuramente il nome Stradivari rappresenta l'eccellenza della liuteria mondiale, come Cremona, le botteghe, liutaie di Cremona sono patrimonio dell'umanità. Stradivari nella sua lunghissima vita, che è stato oltre 90 anni, giusto, ha prodotto più di 1000 strumenti, ma ne esistono circa 50-60 che suonano ancora. Questo strumento però ha una storia ancora più particolare, perché è stato costruito a quattro mani da Antonio Stradivari, capotega, capofamiglia, e uno dei suoi figli, omuono Stradivari, il figlio scapestrato, che detto così, uno dice, cosa ci faceva la bottega? E costruiva pure lui i violini. E si sono messi questo giovane figlio che stava imparando l'arte e il vecchio padre a costruire violini. E adesso il maestro Lorenzo ci racconta e, nei limiti del possibile, ci fa vedere quali parti di questo violino sono state costruite da Antonio Stradivari lui, e invece qual è lui proprio, lui Antonio Stradivari, e quale invece è stato il contributo del giovane figlio, che comunque era Stradivari per lui, insomma. Lorenzo, ci vuoi raccontare? Chiediamo magari l'aiuto della guardia del corpo per tenere il violino, per far vedere. Ecco. Allora, questo violino è molto particolare, innanzitutto sì, ci sono 50-60 Antonio Stradivari ancora utilizzabili al massimo della loro forma, però di un buono Stradivari ce ne sono 13. E l'unico che viene utilizzato normalmente per le esibizioni, come questa sera, è quello. È questo. Quindi questo è l'unico buono Stradivari al mondo che suona. Gli altri 12 sono in cassaforti, in teche, nei cavoli delle banche. E la forza dei figli scapestrati è che fanno di più. Che fanno di più? Più scapestrato sei, più vale. E già che parliamo di valore, così poi ci concentriamo sulla parte della costruzione del violino che è interessantissima. Gli altri 12 li tengono nei cavò, beh, questo è assicurato per 10 milioni di euro. Questo è quanto vale questo violino. Quindi adesso capite il ruolo della guardia del corpo, che come dico sempre nei concerti, non è qui per Lorenzo, ma è qui per il violino. Io ricordo anni fa, quando eravamo a New York a Carnegie Hall, dissi proprio, the body guard is not for Lorenzo, it's for the instrument. If something happens to Lorenzo, se qualcosa succede a Lorenzo, nobody cares, non me ne frega niente a nessuno. Tutti a ridere, vi ricordate chi di voi c'era? Tutti ridevano. Quindi non è vero, chiaramente è una battuta, però la presenza della guardia del corpo è proprio per tutelare da tutti i punti di vista questo preziosissimo strumento. Sentiamo come dicevo, appunto ci sono alcune, ovviamente noi non è che abbiamo un report, sappiamo esattamente chi ha costruito cosa, però esistono proprio dei critici, degli esperti londinesi che si occupano nella loro carriera di valutare la costruzione dell'uno o dell'altro strumento. Così come fanno con qualsiasi opera d'arte, capiscono l'apporto dell'uno, dell'altro lio, del, che ne so, del tal pittore, no? Certo. E quindi questo strumento sono chiaramente, diciamo, autenticabili le parti di firma, quindi il riccio che comunque per il suono non fa niente, e invece i buchi sonori, l'F ad Antonio, che invece tutto l'F sono fondamentali, sono che sentite proprio da loro. Minimo in taglio diverso non modificherebbe. E invece la struttura generale dello strumento, che ovviamente richiede un altro tipo di lavoro di sgrossatura, appartiene ad una buona.
1730-1740, quindi un violino che ha quasi 400 anni. Ma possiamo parlare di un violino vecchio o di un violino antico? Cioè, una cosa vecchia ci dà l'idea di una cosa un po' ammuffita, una cosa che non funziona più bene. In realtà questo violino suona splendidamente e quindi riusciamo a spiegare ai nostri amici come mai uno strumento che ha quasi 400 anni riesce ancora a produrre un suono davvero così incredibile? Beh, a differenza di quasi la maggior parte degli strumenti musicali, gli strumenti ad arco, tra cui appunto i violini, con l'avanzare della loro età, se vengono ovviamente suonati e mantenuti bene, la loro voce evolve invece che evolvere, come potrebbe capitare ad esempio il pianoforte, no? E quindi pensiamo che questi anni, questi secoli che sono passati, abbiano ovviamente lasciato, a livello magari di stagionatura, questo strumento un qualcosa. Perché il legno è vivo. Perché il legno è materiale vivo, no? Perché il legno è vivo e quindi se tenuto alla giusta temperatura e con tutti gli accorgimenti possibili e immaginabili, riesce ancora adesso a regalarci una musica incredibile. Se suonato, se suonato. Perché come dice il maestro Benaglia, il violino da solo ci vogliono dei talenti come il maestro Meraviglia e come tanti, il maestro Benaglia ne trova, che riescono davvero sotto la guida del maestro e con tanto studio, con tanta dedizione, tanta passione, a dare la voce e a regalarla a voi questa sera. E chiudiamo quindi la nostra serata, naturalmente sempre con Astor Piazzolla, con uno dei brani più conosciuti del video.
Un po' di simpatia anche per aspettare l'ambiente del concerto.